I papiri, quando sono stati fatti, nel momento in cui venivano fatti, naturalmente erano un qualche cosa che veniva fatto al momento e la cui utilità era considerata limitata al giorno della laurea, no? E sarebbero stati inevitabilmente gettati via. Se non fosse stato che ovviamente negli ultimi decenni il barista del Bo, che si chiama Mario, detto il mitico Mario dai Goliardi, non si fosse preso la briga tutte le sere, dopo che erano finiti i festeggiamenti nella piazza qua davanti, si è preso la briga di staccare accuratamente i papiri che erano rimasti appesi e di metterli via, di immagazzinarli in un magazzino che c'è nei sotterranei del Bo. E anno dopo anno si sono accumulati, e quando è venuta fuori questa idea alcuni anni fa, tutta questa raccolta è stata riesumata, diciamo così, e in parte è stata catalogata, è stata informatizzata. Un 6-700 papiri sono stati già informatizzati e sono consultabili direttamente in rete. È che ce ne sono altre migliaia che dovrebbero avere questo trattamento, però ci vuole tempo, ci vogliono persone, e quindi non sarà una cosa a brevissimo termine. Ecco, cioè, bisognerà avere un po' di pazienza, però alla fine si arriverà ad avere un percorso completo di tutto ciò che è rimasto di questa tradizione.